ragazzo. Sei Eric Draven? Una volta lo ero. Che cosa vuoi? Fare un fuoricampo con la tua testa. È un gioco schifoso. Bersaglio mancato. Sei da serie B. Hai perso. Io invece non perdo mai. Prima l'emulo di Maguire e ora Robin Hood. Hai fatto uccidere la tua ragazza. Hanno sbagliato a lasciarti libero. Su questo avrei potuto sorvolare, ma hai tirato in ballo Shelley. Quindi ora soffrirai. Oh, Gesù. Sarebbe paragonabile al Santo Graal, Frederick. Il corvo vivo. Per tua fortuna non uccido più, altrimenti saresti stato il primo della lista. Giudice, il mio cuore fa i capricci. I corvi non prendono pillole per il cuore. E presto nemmeno tu. Una volta la gente credeva che quando si muore, un corvo trasporta l'anima nel regno dei morti. Ma a volte succedono fatti così terribili che racchiudono in sé una profonda tristezza e l'anima non trova pace. E a volte, molto raramente, il corvo può riportare l'anima indietro per sistemare le cose. Niente si può sistemare. La mia anima non avrà pace finché non saremo di nuovo insieme. Signore e signori, ho ottime notizie. Ne abbiamo uno. Uno cosa? Eric Draven, 28 anni al momento della sua morte e, come dicono i giovani, è tornato al nido. Il corvo! Abbiamo il corvo! In carne ed ossa, tutto per noi! C'è molto di più. In 24 ore lo conosceremo meglio di quanto conosca se stesso. Qual è il vostro piano? Aiutare il signor Draven a contattare il corvo che ha dentro. Con l'aiuto di un amico. È bello rivederti, Eric. Vedo che te la passi bene. Bene? Proprio bene, non direi. Quando hai imparato le arti marziali? Mai. Come fai a conoscerle? Non lo so. Oh, vedo che mangi. Quelle me le ha portate Sara. Vuole che mi nutra. Prendile pure se vuoi. No, no, sto bene così. Non muovere un muscolo. La tua è una visita di cortesia o cosa? Eric, se io ti dicessi che ci sarebbe della gente con mezzi tecnologici che potrebbe aiutarti a trovare Shelley, dico sul serio. Sarebbe? Potrebbe? La cosa non mi interessa. Questa gente fa esperimenti che vanno oltre la vita, la rianimazione. È davvero fattibile, anche per me. Questa gente chi? Non ne sono sicuro, ma credo che sia il gruppo Lazzaro. Lazzaro? Come il tizio risorto della Bibbia? Sì, è una società segreta. Più o meno esiste da circa un migliaio di anni. Alcuni dicono che risalga ai druidi. Molto misteriosa, molto potente. Mi hanno aiutato a riottenere la licenza. E che cosa vorrebbero in cambio? Te. Vogliono parlare con te.
Il dottor Jack Sachs, lui è Eric Draven. Signor Draven, benvenuto. Bel laboratorio. Grazie. Cosa vuole da me? Accomodatevi. In pratica, col suo permesso, Eric, vorremmo fare alcuni test per analizzare le sue funzioni vitali. Non c'è molto da analizzare. Qualunque cosa scopriremo, prometto che rimarrà strettamente confidenziale. La mia ragazza è morta. Se riesce a rimetterci insieme, può chiamare il New York Times. Mi hanno detto che lei ha una capacità di guarigione, che bisogna vedere per credere. Sì, direi di sì. Mi piacerebbe vedere, se permette. So anche che lei è stato colpito più volte da colpi d'arma da fuoco. Mostraglielo. Ho preso una freccia qui ieri. Una freccia? Davvero? Il signor Draven conduce una vita alquanto insolita. E anche difficile da spiegare. Posso? Prego. Che test vuole fare? Esami di routine, encefalogramma, cardiogramma, cose del genere. E in base all'esito decideremo il prossimo passo. Prima voglio vedere Shelley. E lui mi ha detto che lei può farlo. È questo il prossimo passo. Farò il possibile. Daryl? Salve, Warren Markwell. Salve, molto piacere, entri. Prego, si accomodi. Grazie. Senta, io forse le faccio perdere tempo, non so se ho bisogno di un avvocato. Tutti ne hanno bisogno, solo che non tutti lo sanno. Il fatto è che non ho mai intentato una causa in vita mia. Le hanno fatto un torto. È logico che lei voglia vendicarsi. Mi interessa di più la giustizia. Lasci perdere la giustizia. Pensi ai contanti e a riprendersi il distintivo. Posso fare causa? Tutti possono fare causa. Mi spieghi i fatti. Ecco, la commissione interna ha indagato. Niente di fatto. Ma non era regolare, vero? No. Non lo era. Dunque, un uomo di colore fa la voce grossa, alza la cresta più del dovuto e viene messo all'angolo. Ma non saprei dire, però ho notato parecchie cose davvero sospette. È una storia complicata. Per la mia esperienza, Daryl, la ragione per cui si calpesta un debole non è complicata affatto. E la spiegazione che ti danno del perché l'hanno fatto è che non volevano essere coinvolti. Crede che l'abbiano fatto perché sono nero? E lei no? Secondo me, perché ho cercato di proteggere la mia fonte. Se sbaglia. Le dico quello che so. E io le dico di più. Le dico che posso trovare una giuria ben disposta verso il suo caso. Se così fosse, la sua vita non sarebbe più la stessa. Ah, signor Draven. Il mio nome è Frederick Balsam. Si sieda, prego. Mangiamo qualcosa insieme. Non vorrei essere scortese, ma... Oh, lei non mangia. No. La comprendo perfettamente. Ma non vorrà negare a un vecchietto i suoi cari vizi. Certo. Quando si arriva alla mia età non si sa quanti sigari ti restano da fumare. Lei forse vorrà pormi molte domande sul nostro conto. La società Lazzaro, giusto? Io posso solo immaginare cosa deve aver pensato di noi. Strette di mano segrete, capelli bizzarri, cose del genere. No. Quali persone impiegherebbero una vita per diventare esperti della morte? Esperti? Oh, no. Semplici osservatori. Come colui che ha effettivamente sperimentato la morte, direi che è lei l'esperto. Eric. L'imputato Eric Draven è stato dichiarato colpevole di tentato omicidio. Questa corte è convinta che l'accusa non abbia presentato tutte le prove. L'imputato è libero di andare. Che piacere rivederti. Lei mi ha assolto. Ma come fate a conoscervi? Rilassati.
È una specie di confraternita del college. Solo che ha 800 anni di più. Qui siamo tutti vecchi amici. E se riusciamo a trovare il modo di vivere per sempre, chi può biasimarci? Dovresti assaggiarlo, sai? Vede, le persone come lei non ci capitano molto di frequente, Eric. Chissà, magari anche Lazzaro era un corvo. Senta, il punto è... potete aiutarmi a riavere Shelley, oppure no? È uno che non perde tempo, vero? Lui va subito al dunque. Voi giovani avete sempre avuto tutto. Avete buttato la vostra generazione nel cesso. Sì. Credo di poterla aiutare per questo particolare dilemma. Ne è sicuro? Sicuro? No, niente affatto. Ma ho investito diversi milioni di dollari nelle apparecchiature e c'è un millennio di ricerche che afferma che io sono l'uomo giusto. Alla sua, signor Treven. Secondo me è meglio rifare il test. Direi sì. Sì. Quando hai i risultati fammi sapere. Voglio confrontarli con i precedenti. Eric, ma è incredibile. Sono più di 3 ore che stai tenendo questo passo e non hai perso nemmeno un goccio di sudore. Dottore, quanto sei legato a questa gente? Se vuoi sciare devi andare in montagna. Perché fanno questi esperimenti in segreto? Eric, ho perso la licenza facendo regressioni ipnotiche. A volte... in segreto è l'unico modo per ottenere qualcosa. Mi sembri molto zelante. No. Comunque sono solo in prova. E che succede se non superi la prova? Non lo so. Signor Draven, adesso può scendere. Vediamo se l'esercizio fisico e l'ossigeno interagiscono con la coagulazione. Le farò un'incisione sull'avambraccio, lunga circa 4 centimetri. Si rimargina in 7 secondi e 2. E adesso? Ecco, so che ha avuto esperienze di precedenti vite vissute. Beh, questo riguarda l'incidente di Black Feather. E se fosse vero, potrebbero esserci altre vite ancora da scoprire, altre informazioni intrappolate nel suo inconscio. Eric, dovresti fare un test di associazione di parole. Esatto. Proceda. Ponte. Shelley. Amore. Per sempre. Tempo. Ora. SDD tecnicamente è un modulatore di onde cerebrali. SDD? Serve per trasportare l'anima. Lo chiamano Siddy. Siddy. E quell'aggeggio dovrebbe riportarmi da Shelley. Gli parli dell'SLF 882410. SLF. Suono, luce e frequenza. Sono onde cerebrali misurate come energie. 882410 è la normale frequenza emessa dagli umani al momento della morte. Quindi, secondo questa teoria, se Shelley non è andata oltre, si può intercettare su questa frequenza. Esatto. Metta questa. Sentirà una certa pressione quando lo indossa. Ma non si preoccupi, è normale. C'è da fidarsi, Dorset. Sanno quello che fanno, Eric. Allora procediamo. Sono pronto. Sistema neurale avviato. Scaricamento in corso. Acceleratore sensoriale bloccato. Indicatore neocorteccia stabile a 12 Hz. Il tracciato ottico è attivo e online. Attività neurale SLF registrata 882410 è stabile. C'è nessuno qui! Shelley! C'è nessuno qui! È il regno dei morti!
Shelly non c'è. Dove sei? Dove sei tu? Chi siete? Me lo sono chiesto spesso anch'io. Devi aver fatto un bel casino. Se sei finito qui. Siete morti. E chi lo sa? Non credo. La morte è oscura. Qui è tutto così. Come siete finiti qui? Se lo sapessi, amico, mi precipiterei subito nella direzione opposta. Sei appena arrivato. Hai notizie del nostro paese? Eh? Sax! Aveva detto 2 ore. Basta! Perché è ancora collegato al City? Si calmi, dottore. No! Esigo una risposta! Continua pure così. Ha sentito cosa ho detto? Lei deve rispondermi. Che cosa gli sta facendo? Potete farlo uscire, per favore? Questo non è affatto necessario, dottor Sachs. Continui il suo lavoro, a lui ci penso io. Grazie, signore. Non voleva provare il brivido? Ora ci siamo. Mi chieda quello che vuole. Chi sono quei 2 collegati al City? Pazienti in coma, che stiamo cercando di aiutare. O quantomeno cerchiamo di capirli con l'ausilio dei nostri mezzi sofisticati. Non è stato lei a scrivere «Lo stato comatoso può essere la condizione fisica più vicina alla morte reale»? Non capisco cosa c'entri questo con Eric Draven. Niente. Questo è un laboratorio di ricerca pubblico. Dottor Dorset, le abbiamo fatto riavere la licenza. Le paghiamo l'affitto. Mostri un po' di gratitudine. Quell'uomo è un mio amico. Quell'uomo è un corvo! E noi intendiamo studiarlo. Per poter far questo, dobbiamo proteggere le attrezzature. Vede, l'ultima volta che la società Lazzaro ha avuto un corvo vivo in suo possesso è stato nel 1843. Non prendemmo le dovute precauzioni e 17 persone persero la vita. Ci vollero anni per riprenderci. Ma questo non succederà di nuovo, sotto la mia direzione. Non ne ho il tempo. Non c'è altro? È tutto così? Da quando sono qui, sì. Anche per me. L'ultima cosa che ricordate prima di venire qui? Me la spassavo alla grande, appena uscito di galera. L'accusa era furto aggravato di attrezzature elettroniche, ma il giudice odiava il procuratore e il mio difensore ne ha approfittato. Stessa cosa per me, amico. Mi sono azzuffato con un tizio che è finito all'ospedale. Credevo di essere spacciato, invece il giudice mi ha sempre difeso. Ricordate il nome del giudice? Sì, Morris, mi pare Morris. Morrison. Sì, è lui. Lo conosci? Sì. Fentress? Sì? Credevo fossi impegnato. Non volevo perdermelo. Chissà se funzionerà. Un probabile faccia a faccia con il corvo. Fantastico. Già. Veramente volevo parlarti del nuovo acquisto. Dorset? Sì. Primo non mi fido e secondo, Balsam, l'ha fatto entrare senza votarlo. Non scaldarti. Ci ha portato il corvo e questo è un bene. Ma ha la lingua lunga e questo è un male. Allora ci pensi tu? Assolutamente. Shelly! 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 Non mi importa se rimarremo qui per sempre. Ma se continui a urlare ti uccido con le mie mani. Se non lo becco prima io. Eric, sei tu? Oddio, sei tu? Shelly, mi sei mancata. Ma anche tu. Non ricordavo questo. Qui è tutto così, Eric. Non c'è niente di più. Ma com'è possibile? È l'inferno. Siamo all'inferno. Io non credo. Dobbiamo essere prudenti. Ci sono loro.
Con chi stai parlando? Li conosci? Eric, hanno fatto delle cose davvero terribili. A te? Fagliela pagare. Tu devi fargliela pagare. Da dove salta fuori questa troia bugiarda? Sta succedendo qualcosa. Decelerazione rapida su tutti i sensori neurali. Attività cerebrale irregolare. È presente, signor Corvo. Separazione in corso. Stato dislocazione anima stabile al primo livello. Pressione in aumento. Sonda in transizione. SLF 882420. 2628. È al massimo. Ci siamo. Dove mi trovo? L'abbiamo trasferita in un luogo sicuro. Dov'è Draven? Sa chi è lei? È un segreto. Oh. Avvicinati. Perché? Vuoi che te lo dica o no? Non credo che sia una buona idea. D'accordo, l'ascolto. Mi ha morso! Mi ha staccato la legna! Non vuoi ascoltare un altro segreto? Ok, grazie. Bisogna completare il test verbale. Dato che conosce questo individuo. Ci provi lei. Cara, io non so. Io non conosco. Vieni qui. Conosco Eric Draven. Sì. Fate conoscenza. Sì, mangia pure senza di me. Ti farò sapere. Ciao. 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 Ti ho mai parlato dei flussi del peccato? Andiamo, hai paura di un innocuo uccellino? Eric, io voglio aiutarti. Eric, no, è sta. A chi? E allora dov'è? Se mi liberi ti faccio un disegnino. Se ti dico la parola ponte, quale altra parola ti viene in mente? Dentista. Ne avrà bisogno quel dottore se osa toccarmi di nuovo. Amore? Non mi interessa. Tempo? Troppo poco, troppo tardi. Allora? Promosso, dottore? Sì, sì, sì. Dorset, Balsam le vuole parlare. Posso venire? Ti prego, sarò buono. Te lo chiedo per favore! Dubito seriamente che questa gente conosca le buone maniere! Shironda, cerca di tenere Draven sotto controllo, ok? Sì, signore. E fai il possibile per mantenere lo stato attuale. Non voglio perderlo. L'importante è che tu ora sei qui. Il resto non conta. No, Shelly. Questo non è giusto. È questo il nostro posto adesso. Questo? Non può essere, non era così, non ti ricordi? Il corpo non c'è più. È rimasta solo la mente. Dottor Dorset ci ha detto che la personalità del corvo può essere separata. Latente per la maggior parte del tempo si manifesta occasionalmente. Sì, esatto, durante i periodi di stress. Ma siccome voi tutto questo lo sapevate già, voglio farvi questa domanda ancora una volta. Perché avete bisogno di Eric Draven? Gli parli del City di seconda generazione. Abbiamo provato a dislocare l'anima e a reimpiantarla tempo fa. Abbiamo fallito. Cos'è successo? Ha presente quei ragazzi giù in laboratorio? Ecco cos'è successo. Fate sperimentazione umana. Non si scandalizzi, Dorset. Sono due detenuti. Uomini che dovrebbero marcire in galera e che io ho liberato a beneficio della scienza. Tutta spazzatura in meno che non insozza più le nostre strade. Vede, la dislocazione dell'anima da umano a umano è fallita, sì. Ma tirare fuori l'anima principale e la coscienza non è il nostro problema. Far entrare la nuova, invece, sì.
Facile se fosse da mela a mela. In questo caso è come se fosse da mela ad arancia. Qui c'è in gioco la possibilità di trasferire al corvo l'anima di un essere umano. Signori, con Draven nel mondo dei sogni, il corvo è solo. Ha bisogno di un amico. Vorrebbe mettere un'altra anima in quel corpo. Certo, il corpo del corvo sopporterebbe il trauma meglio di un normale essere umano. No, fermi, aspettate un attimo. Che ne sarebbe di Eric? Sarò io il primo. Se funzionerà, verrò ricompensato con l'immortalità. Se no, beh, almeno le avrò tentate tutte. Mi piace, lo sai, la strada mi manca. Alle 6, costi quel che costi, io me ne vado. Lo dirò ai cattivi. Il mio figlio maggiore partecipa alla recita scolastica. Devo arrivare presto. Voglio sedermi in prima fila. Essere dove dovresti essere quando ci devi essere. Impossibile quando ero detective. Ehi, adesso stai con i buoni, fratello. Noi facciamo le cose per bene. Già. Da quanto sei nella polizia? 25 anni ad aprile. Cambiato qualcosa? Per chi? Oh, vuoi dire per i neri, eh? Prima era difficile che una recluta ottenesse il distintivo d'oro entro i 30 anni. Io ne avevo 32. Per te la porta si è aperta prima, eh? Ho fatto l'esame anch'io, sai? Ah sì? E come andò? Mi sono piazzato in alto, ma non abbastanza. Mi dissero che ero stato truffato, ma che se avessi fatto casino, beh, li avrei costretti a buttarmi fuori. Perché non lo facesti? Non era quello che volevo. Avrai avuto le tue ragioni. Senti, se dai retta alle ragioni degli altri, ci rimetti molto più di una promozione, capisci? Andiamo? Sì. Non intenderà farlo sul serio, spero. Certo. C'è la vita di un uomo in gioco. Sì, lo so. La mia. E le ricordo che è a rischio anche la sua. Che vuol dire? Che ci uccideranno se non collaboriamo? Lei è un dottore. Anche lei. Uno che vuole fare esperimenti al limite. Adesso ci siamo. Bene. Vado a prepararmi. Non tocchi niente. Eric, con te sento che potrei restare qui per sempre. No, andiamo, Eric. Non devi pensare alla nostra vita passata. Devi pensare al presente. Devi pensare a noi. Eric, lei non è reale. E tu che ci fai qui? Dorset è dentro con Draven. Ha indossato il City. Accelerazione irregolare. Voglio quadro completo del suo stato adesso. SLF 882410. Dorset è entrato. Eric, ti prego, ascoltami. La tua Shelly non è reale. È una specie di autosuggestione. Prima ti trasformano in corvo e poi ti tengono qui. Se immagino lei, allora sta immaginando anche te. No, 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 io sono qui perché ho indossato il casco. È pura tecnologia. Conosci anche loro? Sono nel laboratorio, in coma. Come te. La situazione si fa tesa. Non potete farlo uscire. No, ormai è troppo tardi. Sax, tenga Draven sotto controllo. Gli legga la poesia, adesso. Ho vissuto più di 1000 esistenze. Per trovare un'anima come la tua. È la sua poesia. Come può non essere vera? Non lo so, Eric, ma dai retta a me. Lei non è reale. Per favore, hai mai sentito niente di più assurdo? No, e stai attento a come parli di lei. Non credi a una parola di ciò che dico, vero? È tutto ok, non credi a Dorset. Possiamo procedere. Paul, leggi per me. C'era un certo uomo malato, di nome Lazzaro. Successe che Gesù parlò della sua morte. Loro invece pensarono che si riferisse al riposo nel sonno. Poi Gesù disse loro chiaramente:
Lazzaro è morto. E qualcuno disse: non poteva quest'uomo che ha riaperto gli occhi dei ciechi fare in modo che anche quest'altro uomo non morisse? E quando egli ebbe così parlato, Gesù gridò a voce alta: Lazzaro, vieni avanti. E colui che era morto venne avanti, fasciato mani e piedi con bende funebri e con il volto tutto ricoperto da un telo. Colui che ama la propria vita la perderà, e colui che ha odiato la vita in questo mondo la terrà fino alla vita eterna. Adesso la mia anima è inquieta. Cosa posso dire? Il mio innamorato ha gli occhi infossati? No, troppo contemporaneo. Qualcosa di più tradizionale, tipo... ti amo col respiro, i sorrisi, le lacrime profuse in vita mia. Iniziare sequenza separazione SDD al mio via. 3, 2, 1, via. Siamo pronti. Controllo, tutte le attività regolari. Buon viaggio, Frederick. Polso SLF 8824, 8, 9, 10. Dislocazione dell'anima in corso. Primo stadio. Eric, ascoltami un secondo, ok? Tu sei qui, ma il corvo è con loro. Ti hanno separato da te stesso. Credimi. Balsam sta cercando di entrare nel tuo corpo. Non è vero, Eric. Aspetta. Aspetta, aspetta. Ho capito. Ripensa al tuo processo. Chi era il giudice? Morrison, giusto? E cosa visionarono? Un nastro. Ecco perché sa la poesia. Non capisci? Eric, sta solo cercando di confonderti. Forza, chiedile qualcos'altro. Eric, non dare ascolto alle sue parole. Shelley, adesso ti chiedo di fare uno sforzo di memoria. Va bene, amore. Quella notte in barca ci abbuffammo e dormimmo fino al ritorno del proprietario, ricordi? Sì, come se fosse ieri. Non è mai successo. Chi sei tu? Ti stai torturando. Devi smetterla, Eric. No. Tu non sei Shelley. Tu non sei lei! La sta respingendo. Vai avanti lo stesso. Qualcuno tolga subito il casco ad Orson. No. Potrebbe essere pericoloso per Draven. Trasferimento in corso. Tienilo impegnato ancora un po'. Ma signore, io non so più che cosa fare. Eric, ti prego di credermi. Ok, dottore. Ho deciso di ascoltarti. Hai un piano? Beh, un vero piano non direi. Eric, che cosa vuoi fare? Ascoltare. L'ho perso. L'abbiamo perso. Non ha importanza, siamo al 70%. Lo stato di coma è manipolato da suono, luce e frequenza. Dobbiamo cambiare i valori. Qui suono e luce scarseggiano. Ci rimane la frequenza. La frequenza cerebrale. E come facciamo a cambiarla? Eric, guarda il mio dito. Ti sto seguendo, dottore. Abbiamo un problema. SLF a 2400. I sensori sono ancora collegati. Blocca tutto, non possiamo procedere. Abbiamo un calo di pressione. I valori sono in aumento. Il collegamento si è interrotto. Il soggetto non risponde. Tirami fuori di qui adesso e ti concederò di vivere. No! Prendiamolo! Abbiamo bisogno di aiuto! Hai sbagliato squadra, amico. Tu sei arrivato a capolinea. Ma cosa? Niente domande, dobbiamo filare. È pazzesco. Bene. Bene. Dopo essere resuscitato e dopo tutta questa assurda storia, adesso vuoi che cominci anche a mentirti. Ma non ho detto che è una menzogna. Ho detto che è pazzesco. È la verità. Diglielo di nuovo.
È verissimo. Se ho capito bene, questo giudice Morrison rimette i detenuti in libertà perché siano usati come donatori di organi o altro. Per questo ha liberato anche te, per poterti sezionare come una rana. Bravo, esatto. E non dimenticare che Morrison lavora per Balsam. Il capo della società segreta, la Lazzaro o vate la pesca. Questa non è gente che rispetta la legge, Albrecht. Bene. Domani vado da Vincent in ufficio e gli dico che ci sono aspiranti immortali che fanno ricerche su soggetti vivi e morti. D'accordo. Lascia correre. Quando mai ho lasciato correre? E allora facciamo qualcosa. Mi servono prove. Ah, davvero? Gli mostri le prove, dottore. È qui? Sì. È qui. Questa è gente in gamba. Altro che se lo è. Questo è di 3 anni fa. Questa era una specie di sala operatoria. Ma come hanno fatto in così poco tempo? Senti, non è che non voglio crederti, ma ora che si fa? Siccome non ci sono le prove e i tuoi testimoni vaneggiano. Sì, e allora? Intendi mollare? Senti, se hanno trovato il modo di vivere in eterno, avremo più tempo per prenderli. Detective. Senta, non sono detective. Dovrebbe esserlo. Non sono a mio agio qui. Ci vorrà solo un minuto. Volevo darle la buona notizia. Sarebbe? Ho fatto delle visite preliminari. Se ci presentiamo adesso, potremmo capitare col giudice Washington. E lui sarebbe molto ben disposto. Washington? Ho già testimoniato con lui. È afroamericano. Davvero? Non l'avevo notato. Bastano 5 minuti, i documenti sono pronti. Le ho detto che l'avrei chiamata. E invece sono venuto io. La porta potrebbe richiudersi. Coraggio, si butti, Albrecht. Dica la sua. Io passo. Non capisco perché lo fa. Come dice lei, ho detto la mia. Francamente credevo avesse un quadro più chiaro della situazione. È molto chiaro, invece. Io riavrò il distintivo, ma non grazie a un processo. Non è un fatto razziale. La razza c'entra sempre in questo paese. Le auguro buona fortuna. Anche a lei. Eric. Eric. Eccomi qui. Ho bussato diverse volte, ma nessuno ha risposto e allora sono entrato. E così sei qui. Forse è un brutto momento. Se hai qualcosa da dirmi, ti ascolto. Mi dispiace. Sono venuto per dirti questo. Non essere dispiaciuto. Solo i perdenti lo sono. Stavi pensando a qualcosa? Sì. Come al solito. Pensavo che forse Shelley è solo un sogno. Anche se non fa molta differenza. Lo sai che non è vero. Abbiamo fatto progressi. Regressioni ipnotiche e SLF non servono a un bel niente. Se lei è reale, la posso vedere. Prima o poi la vedrò.
Ti senti al sicuro qui dentro? Voglio dire, loro sanno dove trovarti. Io non dormo. Li vedrò arrivare. Ah, certo. Non ne dubito. Me la caverò. Sicuro che non ti va di parlare di qualcos'altro? Ho esaurito gli argomenti. Allora credo che toglierò il disturbo. Vedo un grande futuro per te. Tienilo stretto, se non stai attento ti salta agli occhi. Gli occhi? Le finestre dell'anima. A me sembra solo un altro disgraziatissimo corvo. Quello che abbiamo qui è un custode. Un compagno. Un donatore. E lo strumento per zittire il nostro capriccioso amico, il giudice Morrison. Non temere, piccolino, sarà solo una ferita superficiale. Non vuole dissanguarlo come tutti gli altri? No, è sufficiente una piccola quantità di sangue. Ora abbiamo tutto ciò che ci serve. Adoro le resurrezioni. Andiamo a dare vita al nostro corpo. Ecco qui, amico. Grazie. Grazie a te. Profumino, eh? Potrei aprire un ristorante. No, no. Oggi grande offerta speciale. Hot dog caldi. Hot dog saporiti a $1, signori. Guardi o compri? Non lo so. Quando l'avrai deciso, fammelo sapere. Così avverto la stampa. Ti ho già visto. Mi vede un sacco di gente. Ogni giorno andrò in 20 posti diversi. Non parlo dei panini. Lavoravo al banco dei pegni. Che ti è successo? Ho avuto una brutta esperienza con un cliente e mi sono ritirato. Dimmi dove hai preso questa chitarra. Ti dono questo anello. Quanto vuoi per questo? Stai cominciando a darmi sui nervi, amico. Sfidi la morte. Impegnare un oggetto significa portare via qualcosa a qualcuno. Se invece gli vendi del cibo, gli dai qualcosa. La mia storia è tutta qui. Hot dog in offerta speciale, $1. È passato tanto tempo. Non sai cosa ti sei perso, amico. $1. Ehi, bello, se lo mangi devi pagarlo. Grazie, Dio ti benedica. Dei vandali hanno profanato una tomba. Passa la caption. È la tomba di Eric Draven. È molto simile al caso di O.J. Forse pensano che abbia ucciso la sua ragazza. È una vendetta. Ah, dopo ci passo. Ok, Albrecht, ma visti i tuoi precedenti, cerca di stare nei limiti. Ehi,
È un poliziotto. Sì. Giudice Morrison. Detective Albrecht. So che ha testimoniato al processo di Treven. Anche lei ora si interessa alla sua tomba. Sangue. Presto ne sarà versato dell'altro. Il mio. Qualcuno vuole ucciderla? Per il rilascio di Treven? No. È la punta dell'iceberg. Tutti quelli al corrente del grande segreto moriranno. Grande segreto? Detective, la mia richiesta è semplice. Io parlerò soltanto davanti al gran giurì. Voglio l'immunità e voglio essere messo subito sotto protezione. Il procuratore vorrà prima sentire tutta la storia. No, no, niente da fare. Ma lei mi ascolta o no, detective? Io sono un giudice di Stato. Sono io che ho tutto sotto controllo, non lei. Non mi sembra un uomo controllato. Meglio non restare qui. Andiamo. Prima che cali la notte. Solo questione di tempo, JT. E col mio nuovo corpo ne avrò in abbondanza. Non mi vedevo così in forma da quando ero militare. Ho rischiato di morire a Omaha Beach. Sarebbe stato un peccato negarmi questa gioia in età avanzata. Li porta bene i suoi 85 anni? 87, veramente. Ma non conta molto, adesso. Grazie. Come direbbero i giovani, JT? Bel figo? Sì, signore. Bene, signor Balsam, cominciamo con gli esercizi di stretching, un toccasana per la sua età. James, hai mai sentito usare l'espressione la giovinezza è sprecata per i giovani? È la battuta di un film. Come reagiresti se ti dicessi che sei stato scelto come mio personal trainer, specificamente per merito dei tuoi geni e della tua storia familiare di longevità e robustezza? Credo che sarei, non so, felice, suppongo. Non hai altro da aggiungere? Non capisco che vuol dire. E allora con questo è tutto. Attento a non rovinare il corpo! L'esca si muove. Che cosa significa? Sta arrivando. Sono venuto qui apposta. Non ho mai visto nessuno uscire dalla luce. Qualcuno mi ha mandato qui, magari è stato Dio. Tu hai visto Dio? Lui non si può vedere. Potrebbe essere una signora o un gruppo di persone, io non lo so. E come si sta nella luce? È come essere di nuovo a casa, però molto più bello. Comunque, ho un messaggio, o per meglio dire, una domanda. Quale sarebbe? Se Eric avesse bisogno, tu torneresti indietro ad aiutarlo? Ma certo che lo farai, è possibile. Come? È una specie di segreto. Dimmelo, ti prego. Posso dirtelo nell'orecchio, così resta un segreto? Devi dire addio, Eric.
E perché dovrei farlo? Io non sono il capo del paradiso. Grazie per l'uso della casa. Le devo un favore. Albrecht, quanto tempo vuole farmi marcire qui dentro? Il procuratore vuole sapere cosa vende prima di darle l'immunità. Se non la ottengo, non parlerò. Se non parla, non la otterrà. Prenda nota. Bob Kiefer, medico di New York. Pat Helberg, avvocato di Chicago. Bruce Capelli, pubblicitario di Seattle. Sono tutti morti negli ultimi 14 giorni, nessuno per cause naturali. Controlli pure. Amici suoi? Lei mi porti davanti al gran giurì. È questo l'accordo. Quando dicono così. Non ti devo più niente. Ho confessato tutto. Hai creato il corvo, fanboy. Questo non puoi cambiarlo. Te lo giuro. Mi dispiace. Bravo! Fanboy ha fatto amicizia con l'onnipotente. Che cosa vuoi da me? Questo fanboy mi ha ucciso. E io ucciderò lui per renderlo libero. Io non voglio morire. Ti prego. Io non voglio morire. Prova. Magari ti piace. Guardia! La guardia è occupata in altre faccende. Come me. Ora ti divertirai meno, bello. Oggi mi va di imitare il grande Picasso. So che sto sognando, ma non importa. Me lo voglio godere. È come un sogno, ma è reale, Eric. Non ti ho mai dimenticata. Viviamo a fondo ogni istante.
È la prima volta che dormo da quando sono tornato. Io invece non ho dormito. È perfetto. Mi sento quasi umano di nuovo. Che c'è? Ti sto memorizzando. Roviniamo tutto quanto se ci chiediamo perché succede questo. Per tutto c'è una ragione. Certo. Trascorriamo un giorno intero senza pensarci, prima di preoccuparcene. D'accordo. Perché sei rimasto qui? È l'unico posto in cui ti sento vicina. Ne hai passate tante. Perché tu no? Non torturiamoci così, non adesso. Vorrei uscire. E dove vuoi andare? Ovunque, dappertutto. Accomodati. Mako, fai anche la postina? Sì, perché è un caso bizzarro. Che tipo di sangue credi che sia? Quanto è bizzarro, Mako? È il sangue di un uccello, amico. Oh. Ci vorrebbero un mucchio di uccelli per imbrattare la tomba, se hai ragione. E ci sono tracce di una sostanza. Ricordi quella polvere nera di carbonio che trovasti a settembre? C'è anche quella? Mescolata in minima parte. Nient'altro? Posso risalire al genere d'uccello, se è importante. No, no, basta così, ci penso io. Grazie. Hai un minuto? Tolgo subito il disturbo. Ehi, grazie. Darla, che cosa vuoi? So che dovrei sentirmi meglio, ma sento un alone di violenza che mi aleggia intorno. Che sta succedendo? Non l'hai saputo? Saputo cosa? Fanboy è morto. Metti via quell'arma. Non si minaccia un corvo risorto con la pistola. È vero. È verissimo. C'è qualcosa di mio qui, in questa stanza. Te l'ha detto un uccellino, devo supporre. Ho già ucciso un uomo dal mio ritorno, posso ucciderne anche due. Hai assaporato il sangue, benissimo. Ma tu non vuoi me. Perché no? Io ti ho creato. Sarebbe il modo sbagliato di esprimere il tuo apprezzamento. Dov'è il mio corvo? Lasciami andare e te lo dirò. Prima mi dovresti fare un favore. Dopo lo potrei avere. Non mi interessa. E invece credo di sì. Morto l'uccello, morto il corvo. Parla. Ho un piccolo problema. C'è un mio ex socio in affari, un giudice, che non sta rigando dritto. Devi trovarlo e portarmelo. In cambio otterrai la libertà. Questo è suo. Fai quello che fate voi corvi. Ho l'aria di un segugio. Mi serve il mio corvo. Lavoriamo insieme. Per favore. Ricorda. Io ti ho fatto risorgere dalla tomba. Quindi posso seppellirti di nuovo. Su, spiegati, siamo in ritardo. E vai, ci vengo spesso. È bellissimo. Gente, inizio. È molto bello. Poi ci sono qui. Finalmente ti ha pescato, diavolo! È di un diavolo! Farmi spaventare. Hai fatto spaventare sì, mia moglie, sì, vero? Dai, è vero, di santa ragione! Su, anime gemelle. Era così anche prima che morissimo. Adesso lo so. Ehi. Forse non siamo mai morti. Shelley. Se hai qualcosa da dire, dillo. Non ci resta molto tempo.
quanto ci rimane? Non saremo mai più insieme in questa vita. Vuoi finire ciò che abbiamo iniziato? Più di ogni altra cosa. Ho controllato i nomi che mi ha dato. Morti in incidenti. Ma guarda che sorpresa. Non prova l'omicidio. Allora, non ha altro da chiedere al suo sbirro? Le uniche cose che chiedo a uno sbirro sono ottima mira e una pistola carica. Sbagliato. Quello che mi sta chiedendo è credere alle sue parole. Quei nomi che mi ha dato sono del gruppo Lazzaro? Lei come fa a saperlo? Ho le mie fonti. E non dimenticare che Morrison lavora per Balsam. Il capo della società segreta, la Lazzaro, fate la pesca. Quali persone impiegherebbero una vita per diventare esperti della morte? C'è in gioco la possibilità di trasferire al corvo l'anima di un essere umano. Sarebbe paragonabile al Santo Graal, Frederick. Verrò ricompensato con l'immortalità. No! Senta, deve dirmi quello che sa, perché ora non ha più molti amici. Balsam è riuscito a compiere il miracolo usando i dati degli esperimenti su Treven. E poi ha distrutto i macchinari. E ora sta eliminando tutti quelli che sanno, cani sciolti come me. Treven. Treven? Se non sai dire di meglio, ti conviene tenere la bocca chiusa. Che ti succede? Sì! Conoscere il mio creatore. Stanotte giuriamo, testimoni le candele, di onorare il paradiso sulla terra. Noi non siamo come gli altri, ci ameremo per sempre. Insieme, per sempre. Ho messo la tua poesia in musica. L'ho cantata al blackout. Era come se fossi lì. Era tutto come ai vecchi tempi. Cantala per me. Ho cambiato qualche parola. È perfetto. Due anime fuse in una sola voce. Ehi, vi state divertendo? Treven! Sono Cowan! Lo so che ci sei! Avanti, apri la porta! Quell'uomo ha sempre avuto un pessimo tempismo. Già. Me ne libero subito. Fa presto. Che c'è? Se ne vada, ci lasci soli. Piantagrane. Sei impazzito? Perché sei armato? Mi sento più tranquillo. Che ti è successo? Dovresti saperlo. Sapere cosa? Dov'è il giudice Morrison? Morrison? Il giudice del tuo processo. Metti giù la pistola, Albrecht. Non so di che cosa stai parlando. Del giudice Morrison. Un testimone sotto la nostra protezione che tu hai appena rapito. Ecco di cosa parlo. Albrecht. Io sono stato qui tutta la sera. Treven. Ho un testimone oculare. Ti ha mentito? Chi è? Io. Cosa? Tu mi hai fatto questo. Anzi, è stato il corvo. Vuoi dire che non ti ricordi? Oddio. Che c'è? Il
Mi sono sentito strano in questi ultimi giorni. Ero affamato, stanco. Non riuscivo a capire. Mentre eri stordito e confuso, delle persone sono morte. Come fanboy. Non sono stato io. Qualcuno ha disegnato con il sangue un corvo sul muro sopra il corpo. E la tua tomba è stata sporcata. Col sangue di un uccello, un corvo, immagino. Vorresti dire che non ne sai niente. Non ho ucciso, fanboy, e non ho sporcato di sangue la mia tomba. Dov'eri ieri sera? Cosa? Ieri sera, dove sei stato? Non hai nessun testimone. Forse. Non è un granché come alibi, amico. Voglio presentarti qualcuno. Daryl Albrecht. Shelley Webster. Oh mio Dio. Consegna speciale. Ti prego, Frederick, aiutami. Quel mostro vuole uccidermi. No, io voglio ucciderti. Loro mi hanno preso, ma io non ho parlato. Dovrei bere questa storia. Te lo giuro su Dio. Sono curioso di sapere perché hai deciso di tradirci. Per fortuna abbiamo un nostro modo speciale di scoprire la verità. Ti dispiace farmi un ultimo favore? La macchina della verità è inammissibile in aula, quindi sarà il nostro piccolo segreto. Balsam è riuscito a compiere il miracolo. Ha distrutto i macchinari. Non sono l'unico volatile. Lui è un piccione da richiamo. Gracchia! Quella è una creatura infernale! Non puoi dargli ascolto! JT, portalo via e assicurati che le prove siano sepolte 3 metri sottoterra. No! Te ne pentirai! È tornata sulla terra. Shelley. Portami da lei. Non so che senso abbia tutto questo. Ok. Io avrei una teoria. Il corvo non fa più parte di me. Non si rimargina. Come ha fatto a separarsi da me? Il punto è, che cosa vuole? Vuole quello che vorrei io, se me ne infischiassi delle conseguenze. Vuole lei. È in pericolo. Non solo lei. Questo corvo semina cadaveri. È una mia responsabilità. Dovete andare in un posto sicuro, lontano da qui. No. Senti, Eric, la verità è che la bomba potrebbe scoppiarci fra le mani. Portala via. Nasconditi finché non risolvo il caso. Mi faccio vivo io. Hai bisogno del mio aiuto. Ora sei un uomo normale. Rischieresti di peggiorare le cose. Andate. Albrecht, mi hai sempre tenuto la mano quando ero all'ospedale. Eri priva di sensi, morente. Sapevo che eri lì, per me. Grazie. Grazie.
Vado a pagare. Non muoverti da qui. Andiamo. Andiamo. Anche in capo al mondo. Cosa ci fai qui? Ha preso Shelly. Il corvo? Oh, Cristo, no. Sì. Hai qualche idea? La villa di Balsam. Il capo del gruppo Lazzaro? Sì, volevo proprio fargli visita. Andiamo. Mi sento di nuovo vivo. Senti, Eric. Dobbiamo usare l'intelligenza. Il quoziente non farà la differenza. Ehi. Questa sì. Non sono qui per una sparatoria. La mia è una lotta interiore. Quelli sono tuoi. Draven! Nessuno conosce quella creatura meglio di me. Ah, sì? E qual è il tuo piano? Fissarlo negli occhi e dirgli che il gioco è finito. Bel posto e bella ricompensa. Ora manca solo il mio pigiama di seta. Chi fa del male non può vivere felice e contento per sempre. Imparerai ad amarmi. Io l'ho fatto. Sei realista. Dio ti ha mandato in missione. Il tuo ragazzo è risorto, io sono il corvo e tu vorresti che fossi realista. Mi piace come la pensi? No, non credo. Perché non imparerò mai ad amarti, mai. Amici. Non prendertela con lei. Prendi me. Che carino. Così, questa è la mia metà migliore. Senza di lui non saresti altro che un'ombra oscura. Non è necessario venire alle mani. No? Ma sarebbe molto più divertente. Noi andiamo. Stai lontano da lei. Altrimenti mi ucciderai. E se io uccidessi te, invece? È rischioso. Tu sei parte di me. Correrò il rischio. Sanguina. E questo è solo l'inizio. Accidenti. Picchia sempre duro. Tu hai preso qualcosa da me? E io ho preso qualcosa da te. Hai perso. Frederick Balsam, la dichiaro in arresto per presunto omicidio. Il signor Balsam è morto. Oh, ma certo. Un vecchio di 87 anni che lascia una montagna di miliardi al suo personal trainer. È perfettamente legale.
È stato ardito, lo riconosco. Si è fatto vedere insieme a lui, ha instaurato un bel rapporto. E poi ha compiuto quell'atto mostruoso di togliere la vita al giovane per entrare nel suo corpo. Lei è pazzo. Non si può rubare il corpo a qualcuno. D'accordo. Lei è James Orton. Il che significa che ha architettato l'omicidio di Frederick Balsam. No. Ho il movente e ho anche le prove. Sono prove indiziarie. Se non bastassero, altri 4 omicidi su cui lavorare. Lo sapeva che da quest'anno lo Stato ha abolito la pena di morte? Significa galera a vita e niente libertà vigilata. Un uomo nelle sue condizioni potrebbe vivere a lungo. Non sparire, bellezza. Ok, verrò con te, se è questo che vuoi. Eric. Io so perché sei tornata. Basta, falla finita! Ancora uno e basta. Eric, ti prego, resta giù. Eric, non mi lasciare. Resta con me. Non è finita. Per noi non sarà mai finita. Ci vediamo nella prossima vita. Che sentimentale. Eric! Eric! Meglio di quanto pensassi. Lui è luce, tu sei solo tenebre. Lo dimenticherai. La tua nuova vita comincia adesso. Dio, no. Shelley se n'è andata. Sempre. Ti piacerà qui, sei sicuro? Sì. E poi non ti faranno restare qui a lungo. Non credo che sia giusto. È così che deve essere. Non aver paura, io verrò con te. Ma
Daisy, io non posso farlo. Non posso restare qui. Devi restare. No! Dove sei, Eric? Non posso lasciarti.